Benissimo, eccoci in un nuovo video con una nuova collaborazione. Questi sono due artificiali artigianali che mi sono stati inviati da Crypto Lures. Sono lunghi 215 mm, pesano 27,5 grammi, floating, 100% handmade in Italy. Scopriamoli assieme. Si tratta dei Fuku 215, sono due artificiali, come avrete capito sicuramente dalla... Eccoli qua, dalle dimensioni, dalla forma, sono needle. Ok, andiamoli ad aprire. Ed eccoli qua. Allora, due colori che potremmo definire classici, con la classica forma del needle, sono già armati ed hanno praticamente uno, la colorazione bianca sul ventre, che poi va a diventare un po' più argentea sui fianchi, e blu sulla parte superiore, classica colorazione del pesce preda. E invece qua abbiamo una classica colorazione molto visibile, con la macchietta rossa vicino agli occhi, la pancia bianca di un bel colore bianco e questa parte superiore gialla. Quindi abbiamo qua le due colorazioni che potremmo definire classiche da utilizzare nello spinning medio inshore. Allora, il produttore, come abbiamo detto, è Crypto Lures, eccolo qua, ed è un produttore di artificiali artigianali con il quale ho avviato una nuova collaborazione. Le ancorette naturalmente sono ancorette di ottima qualità, si vede, se non mi sbaglio sono BKK, così come è di ottima qualità anche lo split ring, e la costruzione dell'artificiale, che è handmade, presenta piccolissime sbavature, queste qui, ma che sono davvero del tutto trascurabili, eccole, perché l'artificiale è davvero fatto bene. Naturalmente adesso ci andiamo a vedere i particolari sono l'occhio in 3D, che vedete fatto bene, riflette molto bene, e tutta la parte del muso qui davanti e la parte branchiale qui a ricordare l'aguglia, fatta anche questa molto molto bene, anche nella colorazione gialla, meno evidente il 3D qui della parte branchiale. È molto molto più evidente invece, eccolo qua, l'occhio, ce lo possiamo vedere praticamente sia da un lato che dall'altro. Le armature sono in acciaio, naturalmente lo andremo a chiedere al produttore, e troverete una descrizione molto accurata oltre a questo video anche sul blog. Benissimo, questi due sono i due needle che iniziano questa collaborazione con Crypto Lures, e adesso prendiamo le misure. Per prima cosa, la lunghezza dovrebbe essere 21,5 centimetri. Ok, vediamo un po'. Esattamente dalla punta a qui 21,5. Non c'è un millimetro in più o un millimetro in meno. Misuriamo anche questo con la colorazione più accesa. Eccolo qua. Anche questo qui ci troviamo perfettamente, 21,5. Benissimo. Adesso il peso dovrebbero essere 27,5 grammi. Qualche grammo in meno, però esce un po' dal lato qui, l'artificiale. Vediamo questo qui. Anche questo qui, stessa storia, però abbiamo praticamente il peso indicato, quindi andremo tranquillamente a pescarci con attrezzatura che supporta questa pesistica. Ok, questi sono i due needle di Crypto Lures, due colorazioni diverse, li andrò a provare molto volentieri, inizio una nuova collaborazione, e questo è Crypto Lures con i Fuku 215. Ok, andiamoli a provare.
Ok, stamattina ci proviamo due bellissimi artificiali artigianali da Cryptolures, eccoli qua. Questo qua è un bellissimo needle, il Fuku, me l'ha mandato in due colorazioni. Questa qui, pancia bianca, la macchiolina rossa, eccola qua. E il dorso giallo. L'occhio in 3D va a stringere qui, in questa posizione. Ci facciamo qualche lancio. Ho anche questo blu, vedete qui con... è rimarcato praticamente qua, abbiamo il disegno che sembra in 3D ma poi è liscio, però alla vista sembra 3D, delle squame, perfetto. Questi ricalcano quella che dovrebbe essere un'aguglia. Ce li proviamo, vi faccio vedere il nuoto con il drone, insomma facciamo qualche lancio e vediamo come vanno questi artificiali. Ok. Allora, essendo un needle, quindi è abbastanza pesante, lungo, ed aerodinamico, e quindi come mi aspettavo si lancia davvero lontano, parecchio lontano. Gli faccio fare il classico movimento del needle, eccolo qua, con la canna che si muove parecchio in punta e gli conferisce quel nuoto che schizza praticamente sopra la superficie dell'acqua, facendo un movimento side to side e facendo alzare un po' d'acqua. Anzi, devo dire che sta avvicinando un bel po' d'acqua. Il movimento è abbastanza ampio in questo modo, però naturalmente, essendo più veloce di quello che si fa normalmente, è più stretto. E io però posso allargarlo, vi faccio vedere come, facendo praticamente il classico movimento VTD, ed è quello che andiamo a fare nel secondo lancio. Eccolo qua. Ok. Sbanda poco a poco quando si lancia, ma alla fine arriva dove deve arrivare. Pieghiamo la canna lateralmente in questo modo e iniziamo a fargli fare delle sbandate tipo VTD, ma siccome prende parecchia acqua, gliene possiamo far fare, diciamo, delle sbandate belle larghe, molto molto larghe. Acqua ne sposta parecchie, quindi nel caso di un predatore qua vicino, il Fuku si vedrà, si fa notare, insomma. Classico needle, sto qua, penso sia un'esca valida per la pesca di tutti quei pesci che mangiano a galla. Provo anche il blu per vedere se, come un'esca artigianale, può darsi che ci siano delle piccole variazioni nel lancio e nella aerodinamicità, giusto per non avere dubbi, insomma. Ah, questa è andata a una distanza ancora maggiore. Faccio il movimento che ho fatto prima a VTD. Sta passando una barchetta. Ecco, ed ora lo facciamo alzare un po' dall'acqua. In questo modo. Direi che navigano e si muovono, quindi nuotano in maniera impeccabile, fanno quello che deve fare un needle, c'è poco da fare. Allora, movimento promosso. Io non sono uno che ama i needle, ma ne ho provati diversi, sono andati quasi tutti benissimo, diciamo, e questo qui è uno di quelli che va bene. Devo provarlo un bel po' per capire se va benissimo o bene, ma prima impressione niente male. Il lancio è spettacolare. Se dovete lanciare lontano, vi consiglio di provarli. Ci vediamo naturalmente, se non lo state già vedendo, ma penso di sì, il movimento di questo artificiale ripreso dal drone, quindi dall'alto. Ho provato delle nuove prospettive. C'è un attacco, c'è un attacco, c'è un attacco. Oh, c'è un pesce che segue, un attacco in diretta. Bellissimo, eccolo, 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 ancora sta attaccando ancora. Peccato, eccolo ancora, ancora, ancora sta attaccando. Sta arrivando qua, arrivo. Bello, bello, artificiale che funziona. Provo di nuovo, vediamo se c'è ancora nei paraggi. Mi sembrava un serra, eh? Mi sembrava un serra. Vediamo se riusciamo ad acchiapparlo.
bello, bellissimo. Spero che si veda nella GoPro. Ho ricevuto 3 o 4 attacchi durante il recupero. Spero proprio che si vedano. Molto emozionante. In questo recupero non c'è andato. Comunque vale la pena provare ancora, perché pare che ci sia movimento a galla. Bellissimo. Il fuku ha attirato il suo primo pesce nelle mie prove, nei primi lanci praticamente. Ottimo, ottimo. Ok, eccolo qua, Cryptolures fuku.